benvenute alle nuove iscritte. Oggi volevo realizzare con voi questa scatola che si chiama Embellishment Box, che consiste nel decorare e riempire una scatola trasparente con all'interno vari scompartini, come quelli che utilizziamo noi per mettere le cosine per la bigiotteria oppure altri piccoli oggetti. La scatola io l'ho realizzata per uno swap con una ragazza, una creativa che si chiama Linda, e lei mi ha detto insomma che non ama tantissimo il rosa, ma siccome questa era uno swap di San Valentino, qualcosa di rosa ho inserito. Andiamo subito a vederla all'interno. Eccola qua, all'interno appunto ho inserito una riga sui toni del rosa, una sulle toni dell'azzurro Tiffany, qui una riga rossa e poi un mix di colori. E nulla, poi insomma insieme vedremo tutti i vari procedimenti. Spero che questa tipologia di video potrà piacere. Allora, prima di tutto vi faccio vedere cosa ho inserito all'interno. Allora, partendo da qui, ho inserito questi cuoricini che ho preso alla Lidl. Eccoli qua, sono in legno, molto carini. Poi ho inserito queste pins che ho realizzato io. E all'interno ho messo un po' di carta velina, la volevo mettere rosa, però visto che, come dicevo prima, non è proprio amante del rosa, ho preferito metterla bianca, perché comunque su tutte le fotografie, cioè nella maggior parte delle foto che ho visto, se la scatola è molto ai scompartini molto profondi, come in questo caso, ho visto che hanno inserito questi pezzettini di carta velina, carta crespa. Allora, quindi ho messo queste pinze che ho realizzato io, le avrete viste sicuramente nei miei kit, quindi questa a sfondo bianco con i cuoricini, che non sono né rosa né rossi, poi questa qui, che ha lo sfondo azzurro, barra questa qui con il barattolino, e questa, che ha lo sfondo panna. Ok, quindi queste pesano un po', quindi sono andate giù. Poi ho inserito una serie di die cuts, questi pretagliati che ho realizzato io, sempre per i vari kit. Quindi ce ne sono diversi. Questa invece è una fustellata. Questo è il kit, quello di gennaio. Non ho messo quello del kit di febbraio perché era molto rosa, qua c'è ma è un po' più delicato, perché per chi insomma mi segue sa che io invece sono un amante sfegatata del rosa, quindi ho inserito anche questi due, come si chiamano, tab del kit di febbraio. Ho inserito soltanto la macchina da scrivere e il vasetto che poi riprende anche la pinza. Quindi vi dicevo, queste scatole ovviamente hanno preso, cioè provengono, questa moda diciamo proviene penso dall'America, comunque ho visto tantissime ragazze straniere che le realizzano. E sono, ecco appunto, queste sono molto belle da ricevere, perché poi uno qui ha tutti i vari abbellimenti disponibili, no? A me piacciono molto, sono molto curiosa di vedere quello che preparerà la mia swappina, poi magari ve lo faccio vedere. Oltre poi all'interno andrà decorata anche la scatola. Poi, allora, continuiamo. Ho messo questi due fiocchettini in una sorta di raso, rossi. Poi ho messo del twine, sempre rosso, l'ho avvolto in questa piccola bobina in legno. Poi ho messo questi pompon azzurri chiarissimi e anche un po' rosa, perché comunque è un pochino di rosa, anche poco insomma ci sta. Poi ho acquistato questi due cuori di due taglie diverse, rossi. Bene, quindi cominciamo a finire di riempire questa scatola. Quindi i cuori rossi li vado a sistemare all'interno della mia box su una sola riga. Da qui l'idea di fare, diciamo, per colori.
E quindi ho trasferito anche i fiocchetti rossi. Dopodiché ho messo mano alla mia scatola degli abbellimenti e sono andata a scegliere degli abbellimenti che potessero stare bene con tutto il resto della scatola. Ho deciso di inserire anche delle paillettes, quindi ho preso delle bustine trasparenti e ho inserito all'interno delle paillettes colorate, queste color corallo, i cuoricini rossi, queste color Tiffany, alcune rosa ed altri cuoricini tutti colorati. Quindi poi mi vado a creare degli abbellimenti utilizzando un punch rotondo, della carta da scrapbooking e delle bubble caps, che sono appunto queste sfere, questi capuchon trasparenti. In questo caso io li sto utilizzando in resina, e che servono appunto per creare questo tipo di abbellimenti. Quindi alcuni, quelli con la carta decorata più carina, li lascio così e vado soltanto ad inserire appunto il cabochon, mentre gli altri, quelli con la carta un po' più semplici, li vado a decorare con alcuni timbri.
Bene, la box è pronta, vado a inserire queste ultime fustellate e mi dedico alla realizzazione dell'esterno. Come rivestimento ho scelto questa carta geometrica che ha degli inserti in oro, davvero molto, molto carina. Quindi vado a calcarmi il contorno della scatola e poi vado a ritagliarla a misura. La carta avanzata in precedenza, faccio la stessa cosa, vado a prendermi la misura, la ritaglio, stondo i due angoli e la vado ad incollare al di sopra del mio coperchio. Per coprire la giuntura tra le due carte, ho deciso di inserire una strisciolina di vinile color oro specchiato. Infine, ho pensato di arricchire ulteriormente la scatola inserendo qualche altro abbellimento all'interno, come ad esempio delle clip in oro a forma di triangolo, un diamantino realizzato in resina rosa con dei glitter, delle foglioline oro in stoffa, delle fustellate in oro glitter e alcune fustellate in legno sottile. Ora anche il contenuto è completo, quindi posso finire di decorare l'esterno. Allora, ho fatto appunto questa coccardina che vi ho fatto vedere prima, quindi la vado ad applicare al lato, in alto. Dopodiché mi sono fustellata la scritta Hello in oro glitter e mi sono fustellata il nome Linda, cioè quello della mia svoppina, utilizzando questa fustella con della gomma glitterata azzurra. Azzurro Tiffany, diciamo. Quindi vado ad incollarla sempre con un po' di glossy. Infine, per dare un tocco in più, ho deciso di inserire un charms realizzato con questa nappina grigia. Ecco qui il charm che ho realizzato, il moschettone, quindi lo attacco qua. Poi lei lo potrà staccare e mettere dove vorrà. Bene ragazze, questo quindi era tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la box vi sia piaciuta, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti, io vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!